know when the whistle go. Attenzione, questo video potrebbe contenere dello spoiler. Se odiate lo spoiler, siete pregati di chiudere il video. Grazie. Bene a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono TaxMot e oggi siamo qui per parlare di un easter egg che ho trovato su Destiny. Allora, bisogna andare sulla Terra nella missione Il Nascondiglio di Kyle e lì c'è un easter egg molto molto particolare. Ragazzi, dovete semplicemente iniziare la missione e continuare finché la arriverete in questo punto. La stanza inizialmente è piena di nemici e io l'ho già ammazzati. Io ve l'ho fatta vedere dall'inizio questa stanza, così che quando arriverete riuscirete a orientarvi meglio e a riconoscerla. Arriverete in un punto dove bisogna praticamente salire su una specie di teletrasporto per continuare la missione. Noi invece non saliremo sul teletrasporto, bensì andremo leggermente indietro. In alto sulla sinistra, guardando il soffitto, ci sono due grate che vanno distrutte sparando di sopra. E queste grate vi porteranno in un condotto che vi condurrà a sua volta nella stanza segreta di Kyle. Allora ragazzi, qui io vi abbasso il volume del dialogo tra Kyle e lo spettro, perché insomma è una cosa che voglio andiate a scoprire voi e soprattutto voglio farvi vedere, insomma voglio farvi sentire, voglio farvi provare più che altro in prima persona l'emozione di trovare un easter egg, di entrare in un easter egg di Destiny, perché questo penso sia uno dei primi, se non il primo, e sono riuscito anche a trovarlo e quindi ve l'ho portato. Naturalmente questo video è soltanto a scopo informativo, quindi non è nessuna videoguida, nessun tutorial, non è che troverete emblemi speciali, roba varia, armi eccetera eccetera. È semplicemente un easter egg molto carino e molto simpatico, dove c'è un dialogo tra lo spettro e Kyle veramente simpatico, come ho detto. Quindi secondo me merita di essere fatto, anche perché comunque sia, appunto, è un easter egg e va scoperto. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale e da TaxMot è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella!